Il Salmo 37 che ora ascolteremo è molto lungo. In un versetto, il versetto 11, è stato ripreso anche da Gesù, che l'ha citato in una delle sue pagine più belle e anche più celebri, nelle Beatitudini. La Beatitudine dei Miti cita infatti il Salmo 37 nel versetto 11, i miti possederanno la terra. Questo salmo è anche una caratteristica che già conosciamo, è un salmo alfabetico, cioè riflette anch'esso come il salmo 25, come il salmo 34 che a suo tempo abbiamo già letto, riflette una prassi che era destinata a favorire la memoria, ricordando che ogni versetto iniziava con una parola che cominciava con una lettera ebraica, secondo la sequenza dell'alfabeto ebraico, l'orante più facilmente riusciva a ricordare le varie strofe. Naturalmente il ricordo era possibile perché la memoria orientale era particolarmente fertile, certamente superiore alla nostra. Qual è il tema fondamentale che regge questa lunga composizione? È quello che di solito viene definito, e quante volte l'abbiamo incontrato nelle nostre varie letture della Bibbia, è quello che viene definito tesi della retribuzione dagli studiosi. Il Signore ricompensa il bene con la prosperità e il male con la sofferenza. Quindi, nonostante apparenti e transitori successi, l'empio è votato allo sterminio. Nonostante apparenti e transitorie prove, i fedeli sono votati alla gioia, alla prosperità. I fedeli sono definiti nell'interno di questo salmo, ve ne accorgerete ascoltandolo, con una serie di suggestive definizioni, coloro che sperano nel Signore, i giusti, i fedeli, i buoni, i benedetti da Dio. Ebbene, qual è l'oggetto della retribuzione? Per usare quell'espressione che abbiamo prima citato, nei confronti dei giusti, di tutti questi buoni, fedeli, benedetti da Dio e così via. È ripetutamente espresso da questo salmo con un vocabolo biblico particolarmente importante. Il vocabolo è Eretz, cioè terra. Naturalmente in questione qui è la terra promessa, secondo il giuramento fatto ai patriarchi, ma non si tratta di una semplice espressione geografica. La terra è la rappresentazione e il simbolo del dono di Dio e quindi lentamente diventa anche il simbolo del regno ultimo e perfetto, la terra di Dio in cui i giusti vivranno in piena comunione con Dio. Ecco allora queste immagini molto corpose che troviamo nel Salmo, prosperità, benessere, possesso, lunga vita e così via, sono da leggere sempre però con questa sfumatura mistica, hanno sempre un contorno più spirituale. La stessa retribuzione quindi che Dio fa al suo fedele non è soltanto quella di dargli degli appezzamenti di terreno particolarmente fecondi, è quello di assicurargli una terra nella quale egli troverà la pace. E il nostro salmista ribadisce, forse a un giovane che è impaziente e dubbioso, che si stupisce della lentezza della provvidenza, gli ripete questa lezione. Non temere, attendi, prima o poi il Signore verrà e darà la terra ai giusti. Il Signore viene in aiuto e scampa i giusti e li libera dagli empi. Perciò non irritarti per chi ha successo, deponi lo sdegno. E queste sono parole che tra poco ascolterete nell'interno della lettura dei 40 versetti del Salmo 37. Salmo 37 di Davide. Non adirarti contro gli empi. Non invidiare i malfattori. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba nel prato. Confida nel Signore e fa il bene.
abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia del Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre, non saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati. Tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito. Per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fai il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre, e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto proclama la sapienza e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia condannare. Spera nel Signore e segui la sua via. Ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai lo sterminio degli empi. Ho visto l'empio trionfante ergersi come un cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto, l'uomo di pace. Avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro difesa. Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati.